Allora, oggi video molto particolare. Mi hanno fatto la multa in Islanda, multa per eccesso di velocità. Stiamo andando su una strada che il limite era 90 a 119 circa, e quindi è passata l'auto. 122, 122. quindi è passata l'auto della polizia, è passata la corsia opposta. Io ero un attimo distratto e quindi bam, ha girato, ci ha fermato e ci ha fatto la multa subito, senza scuse, senza niente. Questo video è per dire che, vabbè, la multa intanto è di 80.000 ISK, che però si prenderanno direttamente dal mio bank account, e quindi con lo sconto del 20%, perché appunto la pagherò subito. Order number 55, number 55. No, non è il nostro. Allora, questo video per dire che ovviamente dovete fare attenzione in Islanda per guidare, non solo per non prendere multe e quindi per non pagare soldi in più, che è la cosa minima, ma soprattutto per non fare incidenti. La strada in Islanda è bellissima da guidare, bellissima tutto quanto, però è molto pericolosa. Sulla strada si vedono tante croci, al bordo della strada, appunto, di persone che purtroppo guidando hanno perso la vita, perché appunto sono pericolose le strade islandesi. E penso che sia una delle strade più pericolose al mondo, dato che è costantemente in doppio senso ed è una corsia. 80.000 ISK sono circa 500 euro, comunque. Siccome avrò lo sconto del 20%, dovrò pagare solo 64.000 ISK, cioè circa 400 euro. Quanto era quando hai visto tu? 420 euro. 420 euro di multa. Va bene così, ovviamente gli errori si pagano, questo anche vuol dire crescere, maturare, diventare grandi, imparare dai propri errori e non farli più in futuro. Mi raccomando, voglio, se venite in Islanda, guidate piano, non superate il limite di velocità, che su tutte le strade è 90, intorno ai centri abitati diventa 70 e poi 50 in città. Number 59. Ora vi faccio vedere la multa, mo che torno in macchina. Ed eccola qua la multa, voglio. Allora, qua appunto è riportato il mio limite di velocità 119 e qui 80.000 ISK di multa. Sanzioni che poi sono ancora più gravi per chi guida in stato di ebbrezza. Quello che poi mi sono andato a leggere stamattina è che appunto chi viene preso alla guida anche dopo aver bevuto una sola birra, quindi con un tasso alcolemico di 0,5, viene denunciato, viene tolta la patente per almeno 6 mesi, mi sembra, e con una multa che supera 1.300 euro o 1.500 euro. Quindi mi raccomando, nel vostro viaggio in Islanda non bevete assolutamente se siete al volante. Vabbè, che la poliziotta non ce la voleva manco fare sta multa, però ovviamente qui sono fiscale, quindi ce l'ha fatta. Questa multa che dovrò pagare direttamente, da i soldi se li prenderanno direttamente dal mio bank account, quindi molto più comodo. Ma cosa che vi volevo dire anche, di fare molta attenzione su queste strade, perché comunque è una strada pericolosa, bellissima da guidare, ma non distrarsi sui limiti di velocità e non superare il 90 km/h sulla strada, anche perché molte strade sono pericolose, quindi con il vento oppure con la pioggia e soprattutto con la neve e col ghiaccio diventano ancora più pericolose di quelle che sono già in condizioni normali. Ma questo video non è fatto per lamentarmi della multa, bensì per condividere con voi un'esperienza a 360 gradi, quindi anche quelle esperienze che magari possono essere più spiacevoli. Voglio sottolineare come sia importante rispettare i limiti di velocità, soprattutto quando si viaggia su strade che non conosciamo bene, come quelle islandesi, dove è facile perdersi tra un panorama mozzafiato e che possono essere molto diverse da quelle che siamo abituati a guidare in Italia, e quindi con condizioni climatiche completamente diverse. È facile infatti farsi prendere dall'entusiasmo e distrarsi e dimenticarsi in un attimo del tachimetro, ma è fondamentale restare sempre vigili al volante, quindi rispettare i limiti di velocità e quelle che sono le norme della sicurezza alla guida. Ma comunque ogni esperienza, anche quella più spiacevole, come ad esempio prendere una multa, può insegnarci qualcosa e quindi renderci dei viaggiatori un po' più consapevoli. Spero che questo video vi sia tornato utile. Mi raccomando, mettete like, commentate, iscrivetevi al canale per supportarmi. Noi ci vediamo con la prossima avventura. Ciao, io.